Qui è con noi Stefano Calabrese in arte Stinga. Ciao. Che bello essere ospiti da casa mia. È una sensazione strana quella di sentirsi ospite, però nello stesso tempo le mura sono quelle domestiche di giorni. La prima domanda è, visto che io sono, diciamo, un po' fuori sede ormai da qualche anno, però ciò che mi chiedo è l'origine del tuo soprannome Stinga. Se vuoi raccontarlo, naturalmente. Ma l'origine del soprannome risale all'età scolastica, andavo in seconda media. Siccome io sono sempre stato una schiappa in tutti gli sport, già all'epoca, nonostante questo segnai un gol in una partita appunto tra classi delle scuole medie e il portiere esultò dall'altra parte del campo inventandosi questo nome. Vai Stinga! E quindi sai, quando poi dopo assumi una certa importanza in quel contesto, perché eri segnato, quindi tutti erano era un momento forte che tutti hanno memorizzato, dal giorno dopo a scuola mi hanno chiamato Stinga e poi dopo anche in vari altri gruppi di amici. È strano che sia sopravvissuto sino ad oggi. Poi dopo io ne ho fatto un nome d'arte, un marchio, sì. Il portiere, quello che faceva il portiere, è un personaggio molto conosciuto ad Ancona. Io sono molto riconoscente verso di lui ed è lo dico, tanto chissà se magari fosse anche collegato, Lorenzo Zecchini è il farmacista di Piazza Roma. Appunto in questo periodo, no, visto che sei un esperto di modi anconetani, ne hai trovato qualcuno nuovo oppure qualcuno dei vecchi che così riusciamo ad adattare al periodo? Qualcosa ho trovato, magari. Hai trovato? Sì, per iscritto, magari nei social, magari riportato da altri, qualcosa ho trovato, sì. Allora, guardate, il modo anconetano consiste in una definizione in italiano puntuale con poi, ecco, lo sfrondo dopo, no? Allora, domande retoriche anconetane durante le restrizioni del Covid-19 per rivendicare una libertà assoluta spinta fino all'autolesionismo. Sentite quale profondità concettuale ha l'anconetano nel voler rivendicare questa libertà assoluta, perché se io non me la voglio mettere la mascherina, se mi voglio ammalare, se voglio morire. Modo anconetano di esprimere con argomenti convincenti una posizione complottista. Sapete che il complottista questi giorni, no? L'argomento dell'anconetano verace è questo: sarà tutto vero, po? In realtà non significa, come in italiano, non lo so. Significa no, significa che lui è evidentemente è complottista, appunto, contrario. In caso la O del bo tende alla E, non è bo, è bo, è più capito. È anche una rincorsa, no? Esatto, è una curva anche sonora, è vero, esatto, sì. Un effetto Doppler. Un altro che mi piace tantissimo. Modo anconetano di congedarsi dopo essersi incontrati al supermercato durante l'emergenza Covid. Questo è classico. Speravo di incontrarsi in un tempo migliori. È vero. Che in questo periodo nelle case è stato usato parecchio, eh? Quale? Non ho capito. Già che sei in piedi. Già che sei in piedi. Ci vuole un tempismo studiato per gente in piedi. C'è gente che mangia sciapo tutta la cena pur di non alzarsi, sperando che la moglie o il marito si alzi per fare qualcos'altro. Oh, già che sei in piedi. Dal tuo lato musicale, come la vedi? Come andrà a finire la nostra durata musica? Di cosa parlerai dopo queste cose? Cioè, la musica, i testi, dici, i testi delle canzoni, sì. Di cosa parlerà? Secondo me,
è bloccato. Sa che c'è qualche problema, scusate. Abbiamo un problema di connessione. È una paralisi. Ragazzi, tanto... invece non è vero. No! Che cazzo! Sei maledetto. L'ho provato, volevo dire come funzionava. E... Oh, perfetto! Il panico non c'è. No, noi siamo in diretta, esatto. No, potevo continuare anche per 5 minuti, ma forse la ogni volta ci capita qualcosa. Avresti staccato, mi sarebbe dispiaciuto, vabbè. No, adesso la domanda era anche interessante, era seria. No, dunque, come cambierà la musica? Se cambierà, secondo me, adesso magari poi succederà tutto l'opposto, sta a vedere. Secondo me sarà un po' come è successo, ci saranno dei nuovi anni 60, ecco, questo mi viene in mente. Comunque la leggerezza, la freschezza della musica potrebbe essere simile, ma dal punto di vista non... del suono o dei testi, ma dal punto di vista proprio del concetto, a quello degli anni 60, in cui la spensieratezza che si vuole comunicare, visto che si parla di comunicazione, sarà a volte addirittura troppo semplice. Cioè, quello che voglio dire è che secondo me non si parlerà del Covid nei testi delle canzoni, o se se ne parlerà, se ne parlerà magari facendo dei riferimenti un po' nascosti, affinché un momento triste diventi poesia, diventi emozionante, deve passare del tempo. È come se quello che rimane è bello, positivo, anche di un momento brutto. Stinga, grazie veramente tanto per questa tua partecipazione, sia per le riflessioni che hai fatto come adesso, molto serie, puntuali, ma anche per quanto ci hai fatto ridere. Sì. Grazie veramente, sono stato molto felice di questo invito. Grazie. Grazie a te.